Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione di Eurogamer.it. Prima di cominciare vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e ai nostri canali social, così da rimanere sempre aggiornati su video, anteprime, recensioni, news e tutto quant'altro che viene pubblicato su Eurogamer.it. Oggi abbiamo con noi Rain, titolo molto interessante, dalle ottime prospettive, pubblicato e sviluppato internamente da Sony. Ce l'avrà fatta a rispettare queste aspettative? Vediamolo insieme. Il confine fra un videogioco e un'opera narrativa è un confine molto sottile, complicato da individuare e estremamente difficile da recensire. Perché alla fine, quando è che un videogioco smette di essere tale e diventa un'opera d'arte, un qualcosa di vivo? Quando è che il narrato diventa dominante rispetto al giocato? Perché sono proprio queste le domande che vengono in mente dopo aver giocato a questa esclusiva Sony, che fin dai suoi primi video ha generato una discreta aspettativa. Tutte le promesse insite nel meccanismo di pioggia e riparo, la possibilità di poter giocare con i suoni, con le immagini, il senso di fragilità costante e la molteplicità di situazioni e contesti potenziali avrebbero potuto dar vita a un titolo veramente di spessore, però purtroppo così non è stato. Sì, perché alla fine i livelli scivolano via uno dopo l'altro, non si ha mai la sensazione di non farcela. Anche quelli che vorrebbero essere chiamati enigmi sono nulla più che semplici ostacoli in un percorso totalmente lineare. Tanto per fare un esempio, l'unico punto vagamente ostico lo è soltanto a causa della decisione degli sviluppatori di separare in maniera netta i tasti della corsa da quello del salto, richiedendo così un minimo di coordinazione in più rispetto alla media delle azioni del giocatore. Tutto qua. Perché allora siamo a parlare di Rain in termini tutto sommato positivi? Perché comunque, al di là del gameplay un po' scarso, l'atmosfera è veramente molto bella, sa entrarti dentro, sa toccare delle corde molto profonde. È una narrazione ben fatta, fatta di musica, di silenzi, di pioggia, di sensazioni. E quindi tutto sommato è un titolo che sa darti qualcosa, al di là del fatto che è molto semplice. Dal punto di vista tecnico, grafica e suono sono decisamente di ottimo livello e sono in grado di suscitare una gamma di emozioni che vanno dalla dolcezza alla paura, dalla solitudine alla felicità in maniera veramente perfetta. D'altronde, mancando espressioni facciali e dialoghi, la musica è il mezzo più importante per veicolare tutte le emozioni del gioco. Archiviate tutte queste riflessioni e definire un voto finale è abbastanza arduo. Da una parte abbiamo un lato emozionale veramente molto forte, che trasmette un senso di smarrimento e debolezza in ogni minuto. Dall'altra bisogna confessare che Rain in alcuni momenti è poco più di uno scacciapensieri che sembra quasi ingannare il giocatore. Non è un gioco vero e proprio, ma un susseguirsi di scene e situazioni dove l'intervento umano è ridotto veramente al minimo e dove le premesse ludiche richiedevano ben altri sviluppi. Che voto possiamo dare quindi? Beh, è il caso di mediare queste due tendenze. Da una parte abbiamo la narrazione, dall'altra uno scarso gameplay. Quindi è giusto premiare le scelte di Sony, ma avvertire i giocatori meno avvezzi alla semplice narrazione che tipo di gioco li attende. A loro la scelta, sapere l'ombrello della razionalità o far scivolare la pioggia attraverso l'anima. Il voto quindi è 7 su 10. La recensione di Rain si conclude qua, io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e ai nostri canali social, così da rimanere sempre aggiornati su news, informazioni e quant'altro viene pubblicato su Eurogamer.it. Alla prossima recensione!